sito milanogolf.it. Io mi presento, sono Raffaele Famirani, preparatore atletico. Oggi voglio parlare come prima lezione sulla mobilità articolare specifica per poter allungare i vostri colpi. E per fare questo vi voglio mostrare prima un esercizio per capire i vostri limiti. E parliamo di questo esercizio. Con le gambe piegate andiamo a mettere le mani sulle spalle e facciamo un backswing e un downswing. Se questi movimenti sono molto limitati dai vostri muscoli posteriori, vorrà dire che avete proprio bisogno di fare un allungamento specifico. Bene, partiamo con il primo esercizio che vi permetterà di migliorare la vostra mobilità e parliamo dell'allungamento del crano dorsale, un muscolo fondamentale per evitare di avere sempre le braccia retratte nel momento del nostro backswing. Ora andiamo ad allungare il crano dorsale facendo una piccola extra rotazione della mano e flettendo il più possibile. Questo ci permetterà di allungare la muscolatura sia nella fase distale che inserzionale, sia da una parte che dall'altra. Bene, andiamo a vedere ora i prossimi esercizi. Ci mettiamo in punto supino con le gambe flesse e facciamo una rotazione sia a sinistra che a destra delle nostre gambe, evitando che le spalle si alzino esattamente in questa maniera, buttando fuori l'aria. E si può alternare da una parte e dall'altra, lasciando chiaramente il tempo necessario ai muscoli di essere allungati. Nel caso in cui facciate un po' fatica e il ginocchio si solleva, possiamo aiutarci con la mano corrispondente al lato. Ottimo. Lo stesso esercizio può essere effettuato con la gamba completamente tesa, in modo da andare sia ad allungare la muscolatura che permettere alla colonna vertebrale di creare le giuste rotazioni, sia da una parte, espirando, che dall'altra. Poi possiamo passare a un altro esercizio, sempre in ginocchio, per allungare la muscolatura della colonna vertebrale posteriore. In quadrupedia allungo con le mani unite e retinizzo tutta la colonna e la mia testa si intrappone tra le braccia. Bene, passiamo poi ai prossimi esercizi. Bene, in ginocchio con una palla andiamo a supinare la mano, appoggiamo l'intero dorso della mano e andiamo ad allungare completamente il nostro dorso, facendo chiaramente dei piccoli allungamenti per elasticizzare al massimo i nostri muscoli, sia da un lato sia dall'altro. Terminerei con questa serie di esercizi, sempre con la palla, con l'esercizio di scarico completo per la colonna, visto che chiaramente chi gioca golf sa che viene sollecitata particolarmente, ed è questa. Lasciamoci cadere sopra la palla, abbandonando anche gli arti superiori, lasciando dondolare in modo che i corpi vertebrali si allungino. Io con oggi ho terminato la nostra prima lezione, ci vediamo.